quest'anno diciamo che gli eventi di Isola Estata assumono un valore, un significato particolare, ovvero esprimono la voglia di ripartire di un territorio, di guardare avanti, pur consapevoli di tutte le difficoltà che ci sono e che ci aspettano. Ed è per questo che voglio ringraziare tutte le associazioni, perché ci sarà un calendario veramente ricco di eventi. Inizieremo il 10 agosto ad Isola del Gran Sasso con il noto cabarettista e comico Uccio De Santis nella splendida location di San Gabriele, per poi proseguire l'11 e il 12 con delle manifestazioni nella frazione di Fano a Corno, e poi dal 11, 12 e 13 presso la frazione di San Massimo ci sarà la festa paesana organizzata dalla Proloco di San Massimo, e dal 10 al 15 presso la frazione di San Pietro ci sarà invece la festa delle tradizioni con manifestazioni e spettacoli, e poi inizieranno le sagre molto importanti per il nostro territorio. Infatti dal 12 al 15 ci sarà la 20ª edizione della Sagra della Pecora alla Callara presso Casale San Nicola, subito dopo dal 17 al 20 ci sarà la prima Sagra della Rossicina e del Formaggio Fritto presso Isola, organizzato dalla Proloco di Isola, e poi a seguire dal 21 al 23 ci sarà la sagra dei ciuffletti e ceci presso la frazione di Cerchiara. Ora, tutto ciò poi sarà completato comunque da escursioni nel nostro splendido territorio organizzato dal CAI sezione di Isola, da percorsi nella natura, laboratori artistici, visite al Museo delle Acque organizzato dalla Scuola Verde di San Pietro. Inoltre ci sarà il secondo passo del Cammino dei Santi del Gran Sasso organizzato dall'Associazione Genius Loci, ci sarà la caccia al tesoro dal 4 al 10 settembre ed altre manifestazioni. Infine ci sarà dal 31 al 1 settembre la seconda mostra dell'artista Meglia Lucci ed altre mostre diciamo fotografiche di arte del Cinquecento. Quindi tutto ciò avverrà ai piedi del maestoso Gran Sasso e nel cuore della Valle Siciliana.